Buongiorno, mi chiamo Kengo Hanazawa. Sono l'autore di I Am a Hero, un fumetto giapponese di zombie. Sono felice di essere qui a Lucca. Alla fine gli zombie, ecco, quella dell'apocalisse zombie, è una specie di immagine di una civiltà che collassa alla fine, no? Che collassa dall'interno più che per un nemico esterno. Alla fine siamo noi, ecco, quegli zombie lì. Per cui, ecco, volevo capire cosa sono, ecco, i suoi zombie per lui. È una metafora di qualcosa, appunto, una critica sociale, ad esempio, cioè i primi zombie di cui tutti ci ricordiamo erano quelli di Romero, ecco, che avevano questo taglio in modo molto marcato. Per cui, ecco, cosa sono gli zombie per Kengo Hanazawa?僕的にはその自分の中にあったストレスを解放させたいというものがまず第一にありました。で、まあどうなんでしょうね。それがたまたまその日本のなんていうんですかね、こう閉塞感とかなんかそういうのにちょうどリンクしたっていう形で、そこまで社会のことを考えてたわけではないです。Allora, diciamo che quest'opera nasce innanzitutto dalla mia necessità in qualche modo di scaricare tutto lo stress che sentivo interiormente. E in qualche modo sì, si ricollega sicuramente al senso di soffocamento che caratterizza la società giapponese, ma non c'è, almeno non a livello, cioè non è intenzionale una critica della società. E parlando allora mi aggancio a questo riferimento anche sulla necessità di scaricare lo stress, perché appunto intanto è evidente a tutti, penso anche guarda, che il protagonista sei tu, per cui ecco, se questo appunto il modo per appunto scaricare lo stress e per avere ecco, questa catarsi è proprio appunto di diventare ecco, l'eroe che abbatta gli zombie. Cioè, è per questo, insomma, che sei tu il protagonista. そうですね。それをまあ要はその主人公に乗せて書きたいと思った時に、なるべく自分に近い方が感情移入できるんで、それでまあ結果的にもうほぼ自分そっくりなキャラクターになりました。Sicuramente quando ho iniziato a scrivere quest'opera ho pensato che creare un protagonista che in qualche modo mi rassomigliasse mi permettesse più facilmente di identificarmi con lui e alla fine ho avuto un protagonista che è uguale a me in tutto e per tutto. A questo punto allora un'altra curiosità perché io sono stato molto colpito dalla sequenza d'apertura che alla fine dà molto il tono del fumetto che è così sospeso fra realismo e anche una parte un pochino surreale, no? Per cui con il personaggio che entra nel suo studio e fa tutta quella serie di pose curiose proprio all'inizio. E siccome appunto penso che l'inizio di un'opera alla fine sia forse una delle parti che è stata forse più ragionata, ecco, volevo capire come mai ha iniziato con quella particolare sequenza. 一番最初の、第1話の、あれは何でしょうかね。ストーリーの始まりなので、かなり重要な部分なので、なぜ。まあ僕はそのすごい怖がりなんですよね。それがまあ最初にゾンビをやろうっていうきっかけになったんですけど、まあ僕もその家に帰るとああいうふうにまあ一人で暮らしてる時に暗い部屋に入る時にちょっとこう勇気を奮い立たせないと入れなかったんで、ああいうちょっとこう小躍りした方が入りやすいっていう感じですね。Allora, anche la tematica appunto dello zombie nasce un pochino dal fatto che io sono una persona molto molto paurosa. E effettivamente quando vivevo da solo e mi capitava di tornare a casa, di entrare nel mio appartamento buio, e io avevo paura e per farmi coraggio facevo quelle specie di danze un po' particolari, quelle pose in qualche modo scaramantiche. E in questo modo mi facevo coraggio e riuscivo a entrare a casa.
ovviamente non chiedo come andrà a finire, però il finale, l'unica alla fine finale possibile delle storie di zombie alla fine è la distruzione totale, come dicevo prima, il collasso della civiltà. Volevo sapere, ecco, se come dire, ha previsto questo scenario, ecco, fermo restando che il finale esatto non lo chiediamo assolutamente, ma se ha già in mente come andrà a finire. そうですね、割と、どういうことがハッピーエンドなのか分かんないんですけど、綺麗事では終わらない感じにはなると思います。 Allora, dunque, non cosa si possa considerare come happy end, nessuno lo può dire. Diciamo che sicuramente non avrà un lieto fine. E se invece chiedessi a livello, qui parlando invece di disegno, cosa magari preferisce o se c'è qualcosa che invece non gli piace disegnare? そうですね。僕は結構下手な方なんで、そうですね。何が苦手だろうな。動物とか特に描き慣れてないんで苦手ですね。動物。はい。Dunque, partiamo dal presupposto che io sono proprio un disegnatore molto scarso. Quello che effettivamente mi piace disegnare, non mi piace tanto disegnare e che non sono molto capace sono gli animali, perché non sono proprio abituato. Mentre invece mi piace disegnare le ragazze. Io vorrei questo, perché che effetto le fa, cioè il fatto anche di sapere banalmente che i suoi fumetti sono letti in altri paesi, come ad esempio qui in Italia, e, come dire, se pensa mai anche al pubblico internazionale magari quando disegna, quando scrive i suoi manga. まずはその先生の作品が海外でしょうか。ああ、でもそれはちょっと僕も不思議というか、正直その負け組的なものっていうんですかね、下手れというか、そういうものをなんでしょう、ちゃんと理解してもらってるっていうのがなんか意外ですね、まず。 Innanzi tutto il fatto di essere letto così all'estero è qualcosa che mi stupisce molto e mi stupisce soprattutto che gli stranieri possano comprendere quel tipo di personaggi appunto perdenti, un po' sfigati che io descrivo. In particolare appunto l'Italia, che è proprio il paese per eccellenza, diciamo, della solarità, mi stupisce molto invece che un personaggio invece così appunto più buio, così negativo venga apprezzato. Mentre invece per quello che riguarda la parte, diciamo, creativa, non penso in generale al lettore straniero e non penso in realtà a nessun tipo di lettore in particolare. L'opera è più che altro risponde a un mio bisogno. E allora siamo alla fine dell'incontro con il maestro Nazawa e resta una cosuccia da fare, che è la dedica del disegno a Lucca Comics and Games 2013. Magari gli chiedo anche un ultimo messaggio per i fan italiani.
イタリア人の最後の一言というか最後のメッセージをお願いします。まあそうですね、もっとどんどん面白く作品をしていきたいと思うんで最後まで読んでください。 Allora, la mia opera sarà sempre più interessante, quindi leggetemi fino alla fine. Un applauso.